Amici sportivi del grande wrestling, Emanuele Filoni. Vi Daniele Calabrese. danno il benvenuto all'ultimo episodio della TNF prima di No Pain. Sei carico? Carichissimo, l'ultima strada prima di No Pain e questa sera conosceremo il nome della prima sfidante al titolo TNF femminile, in quanto ci sarà un gauntlet match dall'importanza astronomica. Eh sì, che la vincitrice appunto affronterà la campionessa Jessica Prince, che ormai è campionessa da un bel po' di tempo. Però si parte subito con il primo match della serata, quello tra Sandra De Quinn contro Ingrid. Eh sì, eccola qua, la pazza schizofrenica che è stata protagonista settimana scorsa di un assalto mai visto ai danni di Tara Wilson. Che cattiveria, il suo idolo pensa è Carla Blonde, Ma quindi ci sta, eh. questo è peggio di Carla Blonde, veramente. Settimana scorsa abbiamo visto anche cose peggio della Carla Blonde originale. Eh sì, è vero. Oggi avrà Anche? davanti Ingrid, te la ricordi? Eh sì, un atleta sicuramente molto tosta che può usare dalla sua parte la sua stazza fisica. Eccola qua, la gigantessa praticamente finlandese. Mamma mia, ragazzi, che poi sembra, capito, quella veloce quando invece è fortissima fisicamente. Un po' pazzerella, dai. Eh sì, dai. E Vediamo come se la caverà questa sera. sì, anche perché è una bella sfida con Sandra Eguin. Vedremo se Sandra riuscirà a togliersi questo sassolino dalle scarpe, visto che deve vincere ancora un primo match qui in tenetto, visto che non avrà perso per squalifica. Sì, vero, vero. Quindi vediamo un po'. Chissà se stasera arriverà la sua prima vittoria. Eh sì, vediamo, perché non è certo, visto che è di fronte all'avversaria molto corpulenta, quindi staremo a vedere tra pochissimo, perché siamo tutti pronti per il primo match della serata. Quindi subito esce fuori dal ring. Andrà vuole combattere. Ah sì, e poi sfrutta Ma l'intelligenza. No, no, d'astuzia, si arrampica sulla gigantessa. e poi base con gli strike, mossa di Carla Blonde. Attenzione, 1, 2 e 3, Due, no! solo contro i due, Ah sì? Eh subito di opportunità, opportunista la nostra Sandra. vero, anche se qui sbaglia le misure, va in bocca al leone. Mamma mia, con questo gadbuster. Ingrid sembra reagire, lancia Sandra contro le barricate e Poi poi la Ingrid. sbatte ancora. Ingrid però non deve perdersi in un bicchiere d'acqua, deve continuare a martoriare il corpo dell'avversario. Invece qui rientra subitamente nel ring. Ancora Sandra, grande potenza, non è facile sollevare una donna di quella statura qua, che fa Spear! Addirittura Sandra molto molto motivata oggi, eh. E qui un bel colpo. Attenzione, siamo al punto di 8. Sembra che voglia vincere per No, count out. Ma 9 forse no. No, dai. No, non è possibile. così no. Una vittoria un po' di pirro, come si dice.
ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo. Veramente un peccato perché stava lottando con molta astuzia, no? E comunque poteva anche, come dice, legalmente. Invece ha voluto vincere in questo modo che perché era la vittoria, però non netta, diciamo così. Sì. Oh, attenzione! Attenzione! Attenzione, mi sa che qualcuno non ha dimenticato le azioni di settimana scorsa. Eh sì, e questo qualcuno da me si chiama Tara Wilson, è pronta! E qui scatta la rissa, te lo dico io. Sandra, ecco Tara, Sandra, faccia a faccia. L'arbitro sta cercando in tutti i modi di dividere le due. Eh sì, e scatta la E qua rissa! c'è la spezzettata, mamma mia! Arrivano gli arbitri, i dirigenti, tutti quanti a impedire che queste due continuino, invece ancora! Ma niente, non riescono a fermarle. Mamma mia, due pazze scatenate queste. Ancora, ancora! Fermate! Invece Tara si libera, addio il Non mentre. si fermano. Mamma mia, Una ragazzi. rissa di quartiere. Ancora! No, veramente ormai la situazione tra queste due è diventata personale. Anche perché ti ricordi, caro Ema, attenzione. Oh, ora basta! Ti ricordi cosa ti ho detto settimana scorsa, Sandra? Fermati a lei, lei non verrà. Ma chi? Ecco, Chi? Rocky mi ha appena tolto le parole di bocca per quello che stavo dicendo prima. Ma chi è che non verrà? Cioè, se dovesse continuare, boh. Ma siccome le cose si stanno surriscaldando tra voi due, credo che l'unica soluzione sia la seguente. Sandra Le Quinn vs Tara Wilson, no pain 2, in un false count anywhere match. Oh. Oh. Beh, mi sembra giusta la soluzione. Giusta, che stipulazione sensata per queste due. Assolutamente. E dunque in quella di TNF No Pain abbiamo un match molto interessante che spero chiudi questa rivalità. Vedremo un po', insomma. Queste continuano ancora, mamma mia. Fermate Sì. perché se ne può più, eh. Vabbè. È vero, Voltiamo pagina, va Daniele, perché ora è tempo di parlare e di parole. Mada e Nyx. Una rivalità molto personale anche questa, chiaramente molto di più rispetto a quella tra Sara e Sandra. E chissà se Nyx, tra virgolette, accetterà la proposta di Mada, cioè di lasciare la federazione, non credo sinceramente, però. eh sì, hai detto bene, una rivalità molto intensa tra queste due che risale anche da tutto quello che è successo in passato e che, ironia della sorte, stasera potrebbe avere la sua conclusione perché Mada è stata chiara la settimana scorsa, ha incastrato Nyx con quel video in cui lei ha confermato di aver ucciso fratello e di voler distruggere il patto, ma nonostante ciò Nyx stessa ha negato tutto, ha detto che è venuta qua in TNF solo per costruirsi una carriera, e allora Mada ha fatto la curva. Allora se non sei qua a distruggere il patto, che ci sta a fa? E gli ha lanciato questo ultimatum che, ripeto, secondo me non c'ha senso. Sì, perché poi no. L'abbandonare tutto, chiudere i battenti e andarsene dalla federazione. Sì, diciamo che molti non le hanno creduto, non hanno creduto a Nyx però, perché molti dicono ok, mo cambi idea, mo cambi versione. Quindi sai, è una situazione anche un po' strana, no? Sì. Quindi staremo a sentire le loro parole. Ora dovrebbe tornare, no, dovrebbe, toccherà a Nyx fare il suo ingresso nel ring. E chissà cosa avranno da dirci, perché ormai la loro rivalità è allo sgoccio, nel senso che sta per raggiungere l'ultimo step, secondo me.
Sì, anche perché le due sono in situazione di perfetta parità e penso che sia nell'aria un ultimo match per mettere il punto esclamativo a questa loro guerra. Peraltro, una notizia, no, che abbiamo avuto la settimana scorsa, cioè che entrambe faranno parte del piano del match. Quindi questa è una cosa anche molto interessante, perché oh, pensa se uno delle due va per titolo. Eh sì. Diventerebbe una situazione scottante, anche perché se io fossi inizio, vincessi il cambio match, poi sarei molto attenta, cioè sarei più preoccupata per Mada che per Jessica Britt, no? Beh, quello senz'altro, visti i trascorsi, terrei gli occhi ben aperti, soprattutto sulla motociclista. Però è tutto pronto, ragazzi, per il face to face tra due superstar, probabilmente tra le più simboliche al momento, no? Anche se Nyx è appena arrivata, diciamo così, però ha già fatto breccia nei cuori dei fan. Sentiamo un po' cosa avranno da dire. Dunque, non so come la pensiate voi comuni mortali, ma di certo una divinità, la dea della notte e del cosmo, non può abbandonare la nave se non prima di averla difesa fino alla morte. Mi sembra chiara la risposta, Beh, eh? ha risposto subito diretta. Lo sapevo, cazzo! Lo sapevo, è tutta una finzione. Tu e il tuo piano di distruggere il patto. Madonna, che non vuol dire niente però, madre, non è che tu per colpa Beh, di... non c'è senso. Beh, è convinta lei, no? Credevo fossi più intelligente, ma a quanto pare l'idea di sbattermi fuori dalla tenebra dai tuoi incubi ti pervade così tanto da farti crescere nella terra dei perdenti, Mada. Nyx la tocca piano. Sì. D'altronde, ora Un le gioco provocazioni aumentano. psicologico. Non sono così stupida, Nyx. Sei tu ad avere il coltello da parte del manico, perciò svuota il sacco. Ancora, continua a insistere di dire la verità. Però ora tocca a Nyx fare il passo, no, in avanti, perché qua Mada la sta attendendo, cosa sbarca. Vediamo. Presto fatto. Cioè? Che vuol fare il camiscotto? Oh! Ma? Attenzione! No, siamo ancora con voi ragazzi, non vi preoccupate. Che succede però? Cosa sono queste Oh! Oh immagini? mio Dio! Oh mio Dio! Ma? Questa è la cella! Esatto, Mada, le parole non servono, ma dentro questa cella infernale sarai in grado di poter porre la parola fine. Ai tuoi incubi. Porca miseria. Vabbè. Chiara, che Altro dire? che bomba, questo è un kamikaze. Un alien stelle e se perdo potrai decidere cosa fare di me. Immagina quanto potere avresti in comune mortale che comanda una divinità. Insomma, quindi la mia essere chiaro a fine contenuto. Sì, inoltre si sta mettendo se stessa in palio. Sì, è vero. Una mia sella, che coraggio che deve avere, perché se pensi che io sia la vittima di un falli di grosso, non sei riuscita ad entrarmi dentro. E dopo la mia sella, triccerai i miei piedi. Oh, però Ma Mada... ha accettato. Sì. Ma ha accettato. Mamma mia, che sfida ragazzi per noi. Peraltro, ripeto, queste qua devono lottare ancora gli Gauntlet. Sì. E sarò io la tua divinità. Dunque ufficiale, signori. È ufficiale. Elina Sella, Tinefno Pain tra Mada e Nyx. La resa dei conti.
Come ultimo atto della loro rivalità non si poteva chiedere di meglio come stipulazione. E Mada, in caso di vittoria, ha una grandissima opportunità perché se vince, cosa? È sparita. Nyx Cos'è? sparisce nel nulla, nell'ombra, nell'oscurità. Vabbè, se n'è andata. Scontro rimandato. Sì, è vero ragazzi. Tanto abbiamo avuto questo grande, due grandi annunci, fino adesso. Ora però ci attenderà il Gasol match che determinerà la prima sfidante al titolo femminile di NBA, quel di No Pain. Si ferma un attimo la mia, torniamo tra poco.
E dunque siamo pronti per questo grande match, si parte con Mada, eh? Vediamo un po' chi affronterà nel primo duello. Vediamo chi sarà. Oh, Tara Wilson. Sì, sembra che tocchi a Tara Wilson. Tara Attenzione, c'è Wilson, stato! attenzione, no! Ancora! Ma basta! Diciamo che però l'annuncio, no? Cioè io non avrei annunciato questi nomi, fondamentalmente, no? Perché il rischio era grosso, infatti è stato neutralizzato. Incredibile, Sandra De Guin estende Tara Wilson e molto probabilmente la estromette nel Gauntlet Match. Toglierei molto probabilmente perché a questo punto vede, si deve andare avanti, quindi se lei non può partecipare si deve continuare, vediamo un po' chi sarà la prossima. Vediamo un po'. Oh! Oh! E qua la situazione si fa interessante. Lena Blackhawk. Proprio una delle alleate di Mada. E qua, da vedere cosa succede. Credo che Lena voglia lottare fino allo svenimento e allo sfinimento pure. Perché dai, è un'occasione imperdibile, Daniele. Cioè, parliamoci chiaro. Ti cavolo delle amicizie. Che dici? Sì, ho capito, ma ti trovi di fronte pur sempre tua tra virgolette leader. Ma però questa è pazza, capito? Non è che tu fa tanti ragionamenti. Questa è un'occasione d'oro, non lo so, vedremo. Forse Mada cercherà di farla ragionare, credo. Vediamo. Tutto pronto per questo primo duello, almeno pseudo-duello, diciamo così, vediamo un po'. Vediamo se sarà un vero e proprio duello. Sì! Lena Sì, subito ci prova! attenzione. Ma Mada la va a prendere! E vada No! subito. No, non ci credo. Tra l'altro, Rob Break, non vede. Uno! Uno, Due! E due. tre, no! Lena ti salva. Vero. Insomma, non è partita molto bene, però deve rifarsi nella Black Hole. No, non ci credo, la va a mordere! Mi la Come mordi zombie! sulla spalla, mi mordi sulla spalla. Cannibale. Questa sta male, è un cannibale. Allora, si rialza, però, c'è il canastroni, attenzione. Poi, torniamo di DT. C'è lo schienamento, uno, Uno, due, due, e niente. no, solo contro di due. Fino adesso la mia c'è solo Mada in campo. Eh sì, Malena prova a contrabbattere, crossline. Mada esce dal ring, Lena vola e Mada spia. Sì, vuole colpire le farfalle. Ma la qui ancora in mano Passa la dentro dal situazione. ring. Leg drop. Sì, Mada è un po' più concreta rispetto a Lena, che stranamente andava al paletto. Lei non è una molto brava al paletto. Invece qua vediamo se è una reaction da parte di Lena Blackwell, che ci prova a Dude Attenzione, Buster. Dude Buster si connessa, Uno, uno, due e due, tre, e no! no, no, Mamma mia. Ti no, no. proseguo ancora Lena al paletto, oggi vuole fare tutto da lì. Chi sbaglia? Ma d'altronde cosa ti aspetti da una pazza senza schemi come Lena? E qua, package driver. Potrebbe essere finita. Probabilmente Uno, uno, due due, e no! solo contro di due. Si prosegue ragazzi, ma da ancora la spear però dalla sua parte, quindi Lena deve stare molto attenta. Ha riuscito. Calcione. Sì.
Mada sta legittimando adesso. Lena, devi darti una svegliata. Dopo adesso. Ci prova, vola, missile dropkick dalle corde, e poi pronta. Oh. No! Sbaglia la sua No, doppia Mada ginocchiata! ancora una volta schiva e clothesline. Attenzione perché Mi sa che sta per chiamare la spia. Sta per chiamare la spia. invece no, No! cambia idea con questo spinning kick, ancora braccio teso, Mada dominante oggi ragazzi, questo è un chiaro messaggio anche a Nils, eh? Eh sì, molto motivata. Oh, last ride. Mamma mia, uno, Uno. due, solo due. Solo conto di due. E guarda che c'è una fetta del pubblico che tifa Lena Blackroll. Perché Eh sì, diciamo. chiaramente la stanno vedendo in grossissima difficoltà. Mentre fino adesso Namada dominante. Sì. Sì, però questo è un momento positivo per il comeback di Lena Blackroll. Incredibile, ma vero. Però questo testimone Daniele, il Splash. fatto stia un po' agli sgoccioli, perché. Non ci aspettavamo questa performance di Lena. Eh Attenzione! sì, attenzione! Ginocchiata! E poi incredibile, Lena va a eliminare Mada. Uno, Uno, due, ma due, tre, no! 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 Non ci credo, non ci credo. Che sfiga qua però per Lena. Che ora arrivare al paletto, non gli è andata bene per due volte, vediamo se la terza gli va bene e neanche la terza, cioè No, proprio. stasera il paletto non è dalla parte di Lene Spiare qua, mi sa, le luci si sono spente, ma forse Mada non è sicura e gliene vuole rifilare un'altra. Eh sì, Mamma mia, che seconda Spiare, botta. mette in cassaforte la prima eliminazione. È finita, dai, senza neanche Ecco, ecco. contare perché era chiara questa eliminazione da parte di Elena che ci ha provato, eh. Buona performance, Eh solo che dal sì. paletto no, non va bene. Gliel'ha fatta sudare questa vittoria amata. Adesso vediamo chi sarà la prossima ad entrare. E parlando di ex membri del patto, Però questa, se mi permetti, non è una play call. Questa, no. ragazzi, questa è motivata a far bene, quindi oggi potremo, secondo me è una di quelle che potrebbe vincere, eh. Poi, tra un po' che dici? Eh sì, è chiaro, il numero non è dalla sua parte, né a lei né a Mada, partire per prime in un numero così ravvicinato del Grand Slam Match, mi fa diminuire le possibilità di vittoria, però Siamo a metà, eh. Virginia c'è, Virginia ci crede dopo quello che ha fatto settimana scorsa. Che un po' assunti i panni della leader dello spogliatoio femminile, più motivata che mai. È vero. Vedremo, il pubblico è tutto ovviamente con lei perché Amata veramente po poche persone la possono vedere. C'è grande voglia per Virginia di riparti. A questo punto le altre due saranno, no, Nyx e Siri. Forse Eh Nyx. sì, Però. vedremo chi sarà l'ultima ad entrare delle due. È che sarà ovviamente, no, più favorita delle altre. Eh Purtroppo il sì. Grand Match c'ha questa stipulazione strana, no? Svantaggiosissima per chi entra per prima. Sì, svantaggiosa per chi entra per prima e quasi vittoria assicurata per chi ha il numero fortunato come ultimo ad entrare. Sì. Attenzione perché serie di scambi molto importanti con Virginia che voleva la Dominator, Big Boot di Mada. Che fa con la Spear? No! Spear! E qua Mada prova a chiudere subito il match. Uno, Uno, due e tre due, no! no.
Certo, qua è chiaro, Mada vuole subito chiudere la contesa perché è stanca. sì. Devi fare per forza così, no? Perché no? Pensa che dovrebbe lottare altri 2 mesi, quindi tra questo. Sì, deve cambiare strategia e velocizzare i tempi se vuole scalare piano piano l'Everest. Sì, infatti ci Ma riprova. infatti ci prova con roll up? 1, 2 e no, No, niente, niente, soltanto 2. Però devi far così, Mada, devi sfruttare ogni minimo momento per portare a casa il metro, invece se la carica. Ancora schienamento. 1, 2. Insomma, qua ha uno pretendo un contro po' di troppo. due. Virginia, che agilità! Eh sì, diciamo che comunque si sta allenando molto bene anche con gli arti inferiori, d'altronde se vuoi fare la wrestler è così, eh. Se te lo puoi permettere, poi è chiaro, non è che tutte le possono permettere. Attenzione, spabbè, cacciò! Di moda! 1, 2, niente. Uno contro di uno, ancora ci ha provato di rapina, ma da leg drop che va vuoto. Qui Virginia ci prova a sollevarla, ma niente da fare. Grande Mala qui, che sbaglia invece. Buona Virginia Watson. Poi basta. 1, 1, 2 e 3, 2, no. 3 quarti. Bella contesa tra queste due, veramente molto gagliardi. Mada. Vero. Slipper Ma da hold? prova da slipper hold. Slipper hold. Non l'ha chiusa però molto bene, infatti Virginia si libera. Ma più che non l'ha chiusa bene sono le energie che non gli hanno permesso di eseguire per bene la manovra. È vero, è vero. Qui Mala la palletta, attenzione, tenta il tutto per tutto. E vabbè, no. Qua sbaglia. Sbaglia Qua pure. sbaglia. Ancora Virginia con Ora la tua Virginia spinebuster. Watson ancora con una spine buster, il caricamento sulle spalle. Va bene, poi Beraga addirittura, l'abbraccio dell'orso, non ci credo. Vada ancora, per i rigomitate si libera. Ancora schiva, calcione. Powerbomb. Virginia. Powerbomb e poi elbow. Potrebbe chiuderla qua, attenzione, va lo schieramento. 1, 1, 2 e 3, 2 e no. no. Mamma mia. Per pochissimo, ma si salva. Match continua, ragazzi. Mi chiedo come Virginia però possa andare a lottare da 3 mesi. Sì, sarà dura. O anche Mada, ovviamente. Però se dovessi vincere con Virginia questo incontro, è uguale. Attenzione, Amada! Non ci credo. Amada! Last ride! È Sì, finita! È schienamento non perfetto, finita! però. 1, Uno, 2 e è quasi nato! Virginia. La spalla era libera! E qui, Virginia l'ha già. sì, qui la stanchezza sta giocando brutti scherzi a Mada. D'altronde anche più della stanchezza anche il momento prima con Nyx, no? Secondo me questo può avere degli impatti a livello psicologico importanti. È vero, perché comunque sei venuto a conoscenza che dovrai affrontare un match del genere, i tuoi pensieri sono proiettati verso altrove. È vero, è vero. E qui guarda, qui pure la schiena fa la brutta fine. Ma che animata. 1, 2 e ancora ci salva. Che resistenza. Virginia chiama il pubblico, clothesline, vai va back body drop.
dice fatti sotto Spinebuster. E ora è pronta a chiudere, la Virginia è pronta. Se la carica, non entra fuori, ma si libera. E poi le Ancora, provo un altro roll spalle. up. Uno, Uno. due, niente. Solo conto di uno. Sì, niente da fare. E per la Berag, vabbè. È stanca, è stanca. Infatti, guarda qua. Fuori la pressa into Power Slam. E poi non ci credo, da terra c'è la carica per la Domineto! Sì! Con lo Finita! schienamento. Uno, Uno, due e due e tre! tre. Incredibile. Virginia Watson elimina Mada e avanza al prossimo match. Mamma mia! Sì, diciamo che Mara ha fatto il possibile, sinceramente. Anche il match con Lena è stato duro, eh. Si è trovato di fronte un avversario peggiore. Eh sì, ma Adesso attenzione! vediamo un po'. È Cele! L'attenzione è quella di Cele! Cede, Sì! Questa è una bella sfida, eh! cede. Sì. Ci sono stati dei trascorsi tra le due. È vero! Ma siamo su un punteggio di parità, ora non vorrei dire una cavolata! Sembra che siano un punteggio di parità, quindi questa potrebbe essere una sfida dal doppio sapore, dal doppio gusto. Potrebbe una delle due vincere la serie e in più avanzare anche nel corso del gauntlet match. Sì, chiaro, Cele non ha l'età di Virginia, mettiamola così, no? Però ha molto appunto più esperienza, quindi da questo punto di vista. Può usare l'esperienza dalla sua parte. Tra l'altro ricordiamo che il primo match tra le due Virginia vinse appunto per diventare la prima sfidante al titolo di NERF, ma poi sappiamo tutti che non ha mai avuto un match per il titolo uno contro uno. Quindi insomma Virginia vuole, no? Vuole riprendersi quello che so di diritto. Oh, guarda Cele, mamma mia, che reattività. Attenzione, Cele, subito a razzo! Eh Perdo! no! Partita troppo a razzo. Ma guarda, Virginia Watson sembra classica bodybuilder, no? Quindi senza cervello. Però in realtà, no, non voglio dire che il bodybuilder assolutamente, non è il mio intento quello. Però è magari per dire, no, tanti muscoli. Alla fine il touring fa un po' Cele che a livello intellettivo, però non è vero, vengo denunciato. Di Sì, diciamo che Virginia è un po' più guerriera, quindi non è tanto intellettuale. Ecco. Qui intanto bello questo tirami. Uno, uno, due. solo conto di uno. Attenzione. C'è il feedback body drop. Ora Virginia. Cele è fuori dalle corde, brava Virginia ad accorgersene, ma pugno di Cele che vola! Sì, overcastle da parte di Cele, Fischer Matulex. Uno, Uno, due due, e tre, no. no, no, no. Si salva, Cele, scusate, Virginia, anche. Ovviamente, sì, Cele sbaglia completamente con la mano. Paletto Virginia Watson pugnazza in faccia. E poi powerbomb addirittura, vediamo, vediamo, forse Cele ce la fa? Mi scivola, sì! Oh sì, si libera, si libera. Poi SOS. Schieramento! Uno, Uno, due due, e tre! fino. No! Ci ha provato Cele, ora
Rivale al paletto, vediamo se stavolta va a segno. Sì! Ancora schieramento. Uno, due. Ancora il conto di due. Potrebbe provare il tavolo in Paradise. La sua tecnica migliore, invece, No. no. Di Virginia, un altro pugno, un altro ancora. Tone no. Cele. Mamma mia. German. Sì, però ce le deve chiudere, la rialza, attenzione, velocemente. Ancora SOS, sì! Ancora SOS, ma non va a schienarla, chiama la Trouble in Paradise. Chiama la Trouble in Paradise. Trouble in Segno! Paradise segno 1-2 devastante. Mamma mia! Vediamo se c'è anche 3. 1, 1-2. 2 e 3. No, No! cosa ha fatto Virginia? Come ha fatto a uscire da quell'1-2 devastante? Questa è la motivazione delle grandi campionesse che ti spingono oltre l'ostacolo. E poi no! Qua Virginia Watson Luce potrebbe portare a casa il match. esperto. Sì. La rialza. Ole! Spin buster. Credo che sia finita. Vediamo se si dovrebbe chiudere. Ma sì. Power. No! No, aia, La schiena. problemi alla schiena, problemi alla schena per Virginia, C'è una e ce ne profitta! approfitta di rapina, Uno, uno, due, e due, tre, no! è solo conto di due. Mamma mia, qui Virginia però non l'ha vista molto male. E infatti, suplex! Ma qua Virginia deve sbrigarsi perché quella Ovvio. schiena non promette nulla di buono. Sì, Dominator! Sì, la va a chiudere, vediamo! Uno, due, no! No! Forse il ginocchio le ha ceduto un po', no? Durante l'esecuzione. Non che vuole fare, fa indecisa. Ci vede però la purga, la DVD. Qua c'è un grande vantaggio, un po' su tutto. Interior di SOS di nuovo, ma troppo prevedibile stavolta. Sì. E allora Regina! Virginia Passa ancora, altra sì! Dominator. Uno, Uno, due, due e tre! sì. Virginia Watson continua il suo percorso nel Gauntlet Match. E ora Daniele, manca lei, manca Nyx all'appello. Bella sfida, l'ultima partecipante. È chiaro, Nyx è un grossissimo vantaggio entrare per ultima. In più le condizioni di Virginia preoccupano, Non può è vincere, un dai. grosso, grossissimo vantaggio. Cioè, allora, Nyx non deve fare le cappellate, cioè non deve andare al paletto come ha fatto Lena Blackwell 3.000 volte. Una volta ci porta, due volte ci porta, ma 3, 4 no. Eh sì, deve essere cinica. Anche perché poi Virginia, no? Virginia è possente, quindi se ti prende al volo è finita. Però detto questo, Nyx è una grande combattente, l'abbiamo vista. Eh sì, veramente l'opportunità della vita questa sera. Sì, però ti faccio una domanda, se dovessi vincere questo match, quindi andare nel match intitolato a No Pain, ma poi Lenny Hassan? Questa è una bella domanda. In teoria, se
si ritroverebbe a No Pain a svolgere questi due match. Ora, mettiamo in teoria che il match per il titolo femminile sia il main event. Nyx si ritroverebbe prima ad entrare nell'Hell in a Cell con Mada e poi, dopo quel match brutale, ad andare per il titolo. Cioè, questa è una situazione che gioverebbe solamente alla campionessa Jessica Prince. Esatto, cioè direi proprio no, sarebbe sculata Jessica Prince se Nyx Eh sì. oggi vincesse la Royal Rumble Contenders, paradossalmente no, che poi. Però attenzione, Nyx ci vuole essere in quel match. Eh sì, Oh! attenzione, è Virginia qua, l'afferra al volo. E poi c'è Joker Shocking, Tennessee! l'avevamo detto, doveva stare attenta ai suoi voli. E Virginia è sempre lì in agguato. Infatti si prova, prova lo schienamento. Uno! Due! E no! Niente la fa. Però subito Daniele Virginia che vuole chiaramente chiudere il match, no? Perché non può permettersi che duri più di 5-6 minuti. Eh sì. Mamma mia, però Nyx non ci sta, Nyx non ci sta! E cutter! Stavo ancora a volare, dropkick. Oh mio Dio! Oh mio Dio, non ci credo! Sempre Powerbomb! Uno, Uno, due due. e tre no! Conto di due. Ci metti male per Virginia. Anche se Nyx continua ad andare al paletto, a me non è che mi piace molto questa idea. Infatti, Infatti. Nyx, insomma, deve capire che per esempio contro Mada. Oh, da lì. No! Da lì. Pedigree dal paletto. Cosa ha fatto Virginia? Cosa ha fatto Virginia? Che se la carica per la Software Buster patentata! Sì! La chiude! Uno! Uno, Due! E due, tre! e Ah! no. Incredibile! Sai che Virginia sta riscontrando molti applausi, no? Da parte del pubblico, perché è una super performance, però. Sì, sento molto alte. No, non ci credo, 6:30, ahia. È finita. Inizia lo schieramento. Uno, Uno, due, e due, non ci e credo! no, e invece no, la voglia, la volontà di Virginia Watson questa sera supera ogni ostacolo. Sì. Quindi Nyx sbaglia con la centro, attenzione Virginia deve approfittare alle spalle! DDT! Rovesciata! Pazzesco, eh! E se Nyx perde però il suo match. Avrebbe sprecato un vantaggio colossale. Sì. Il vantaggio adesso lo sta mettendo nero su bianco Virginia Watson. Uno, Uno, due due, e ancora no. niente, e ancora niente. Però Virginia si è preso un gran vantaggio adesso. Sì, e forse vuole chiudere, vuole capitalizzare questo vantaggio, ma Nix non ci sta. E Powerbomb! Oh mio Dio, e ora sì che può chiudere, però brava Virginia, tirato dall'esterno. Nix la prende di striscio. Eh sì, non benissimo, però comunque l'ha assorbita, soltanto che basta. Non ci credo, vuole chiudere. Maglia, No, aia. maglia. Oh, e poi sugli arti inferiori. Colpa alla gamba di Virginia. Dita negli occhi. Clone E ancora Spinebuster. poi Virginia vuole chiudere il match, secondo me. Vediamo se la carica. Body slam!
niente da dire. Adesso il vantaggio c'è lei, anche se qui non riesce a seguire la tua mossa perché inizia e si attacca praticamente. Ancora Nix. Sì. La rialza, così niente. Uno, due, solo due. E Virginia già a piedi, non ci credo. Non è vero, mamma, questa è la motivazione. Back body drop. E poi l'altra, aspetta, Spine basta. Buster. E allora è pronta a chiudere Virginia Watson, è pronta a vincere il match, è pronta ad andare a No Pain. Gorilla Press Slam into Power Slam. Anzi, Gorilla Press into Power Slam. E poi se la carica Dominator. Domino! 2 1 2 e No! no. E questa freschezza, madonna mia. Sì. Qui secondo me sbaglia ad andare da paletta. Bravo. Sì. Ha fatto la finta, ma anche Nyx ha fatto la finta. Mia. C'è la cutter! C'è la cutter di Nyx! Che per l'ennesima volta va dal paletto, ma stavolta forse per chiudere il Mi match. vuole far vedere lei come si vola. Non ci credo. 6:30. E poi, Daniele? Pedigree a segno! Vediamo! Sì, a segno! Ma c'è ballo! Attenzione! Che vuoi? No! La vuole distrarre chiaramente, no? Virginia si sta alzando! Le Virginia in spalle! piedi, attenzione la prende. C'è la Dominator. Finita. Non ci credo. Uno, due e tre. Virginia Watson. Nix ad un passo dal traguardo viene sbarrata completamente da Mada e Virginia Watson con una prestazione sontuosa con ben 3 vittorie è la nostra nuova number one contender al titolo femminile. Eh sì, e dunque avrà questo benedetto maledetto match contro Jessica Prince, stavolta siamo cavoli, eh. Eh sì, stavolta avrà il suo match titolato uno contro uno, nessun'altra a rompergli le scatole, saranno solo lei e Jess il mio game. Ed è carica, motivata a strappare il titolo. No! Attenzione da questa vipera che da dietro l'attacca con la sedia, ma gli piace vincere facile. Dai, sono tutti buoni ad attaccare dopo che hai affrontato 3 match. Mamma mia, proprio senza parole, sono senza parole, ancora, oh mio Dio! Che dire? Ormai non abbiamo più parole per descrivere questo atteggiamento di Jessica Prince, Purtroppo, signori, questa è la campionessa TNF. no? E vabbè, direi che con queste immagini, Daniele, è veramente tutto. Dai, onore Filoni! Daniele Calabrese. L'appuntamento ragazzi è direttamente a TNF No Pain 2. Ciao! Ciao!